Salve a tutti ragazzi, qui da Dragon10Z in questa seconda parte delle XP Lobby. In questa seconda parte vi farò vedere un po' di XP Lobby da 500, anche se non ce l'ho. La quella ce la so per farla, anche se mi servirebbe Exploder. Adesso vi faccio vedere su tutti contro tutti, che però qui non si potrebbe fare la lobby. Vi faccio vedere una specie di improvvisazione della lobby, potrebbe essere. Nel senso che, ora ve lo faccio vedere. Ad esempio, guardate, la lobby, sia quella big, che sarebbe quella del prestigio, che quella del di 500 punti esperienza, che adesso l'ho fatto in questa privata, che adesso vi faccio vedere cosa succede con i suicidi. Guardate, mi dà 500, no vabbè, qui ho meno perché nella privata non mi fa dare più, perciò perché nelle lobby vi dà più 500, quelle da 500 ricordo. Ora parlo solamente di quella da 500, poi vi dico quando c'è quella big. Allora, quella da 500 sarebbe che, come vi ho fatto vedere, mi suicido e mi dà 500. In questo caso, siccome è privata, mi dà meno 500, però dovrebbe dare più. Poi quando uccido uno mi dà più 500 sempre. E poi mi sono scordato di dire che le lobby si possono fare sia su dominio che su demolizione. Su demolizione però è facoltativo, perché se si ha la lobby, su dominio funziona di sicuro, su demolizione può funzionare e non può funzionare. Dipende se è impostato, non so poi bene come si fanno queste cose. Però se hai la lobby, su dominio funziona per forza, non può funzionare solamente su demolizione. Su dominio funziona per forza, su demolizione è facoltativo. Ecco, come dicevo, non fare 360 qui. Guarda quello. Ecco, come dicevo, queste, parlando delle lobby da 500, un suicidio fa quando ti suicidi fa più 500. Invece quando uccidi da sempre 500. Però quando sei ucciso dagli altri, ad esempio, uccidimi. Ammazzini, ecco, più 500. Uccidimi, Christian. Ok. Ecco, ad esempio, mi uccide e non mi dà niente. Così è precisa la lobby. Ricordo che questa è una privata, che l'ho fatta solamente per gusto, per farvi vedere come dovrebbe funzionare questa lobby. Poi quella da 500 finisce qui, cioè che un'uccisione 500, una morte, un suicidio, scusate, 500, se vi uccidono gli altri non vi dà niente, e poi i soldi li dà normalmente come ogni partita. Questa qui è finita per la lobby da 500, non c'è più bisogno di non fare niente, non bannano, non fanno niente. Poi, parlando, in questa seconda parte comunque ho finito per le lobby da 500, cioè vi ho parlato delle lobby di 500, tutto quello che c'è in queste lobby, cosa si fa in queste lobby, non c'è bisogno di non fare niente dopo, cioè finita la partita e avete finito la lobby, come si potrebbe dire. Non c'è più niente da dire su quella 500. Dopo, parlando un po' di quelle, le big lobby, le big XP lobby, cioè quelle del prestigio, che poi nella prossima parte vi farò anche, cioè vi parlerò ancora di queste lobby sempre più approfonditamente. Come dicevo, posso terminare? Allora, terminiamo. Allora, come vi dicevo, parlando ora delle big XP lobby,
Come sempre, come anche quella 500, funzionano sempre sia su dominio che demolizione. Demolizione facoltativa. Allora, vi dicevo, queste Big XP lobby funzionano solamente se avete la lobby. Vabbè, anche quella 500, scusate. Adesso andiamo nel cinema che faccio vedere una cosa. Sempre come nel precedente video. Qui vi faccio vedere la partita, quella lì, quella hackerata. Che vi spiego un po' questi Big XP lobby come funzionano. Allora, le Big XP lobby funzionano similmente a quelle da 500. Sempre come quelle da 500, chi ha la lobby deve diventare host. Questo mi ero scordato di dirlo per quella da 500, ma è uguale. Cioè, chi ha la lobby deve diventare host, sia quelle da 500 che quelle della Big XP Lobby. E allora, continuiamo a parlare di quelle big. Questo qui in questo caso è quello che ha fatto l'hack. Chi cazzo è questo? Xtop. Ecco, allora, come dicevamo, questo MHLOS è quell'esempio in questo caso che ha fatto la lobby, che non lo conosco un coglione inglese, mi ha detto fuck you poi alla fine. Guardate, si suicida e dà questi punti, meno 1 più 0,9. No, qui non lo fa vedere. Ecco, adesso vi faccio vedere come funziona. Lui è morto una volta, guardate. Adesso si suicida ancora. Guardate, è a livello 9. Ecco, si è suicidato la seconda volta. Ora con la terza arriva a livello 50. Livello 50, però ora si dovrebbe suicidare, non so se lo fa, ecco, un'altra volta, perché si suicida anche la quarta volta, perché con la terza vi fa arrivare a livello 50, però con i punti esperienza per il prestigio successivo, che sono meno 999, e perciò se dopo vorrebbe prestigiare, non lo fanno prestigiare. Per questo è che si deve suicidare un'altra volta per avere 0 punti esperienza per il pre per il, come cazzo si chiama? Per il prestigio successivo. Però vabbè, lui ha continuato, il perché non ve lo dico ora, ma nel prossimo video. Allora, come dicevamo, allora, ritorniamo all'inizio. Qui questi punti sarebbero, non ve li so dire come si possono spiegare questi punti. Allora, poi lì c'ero anche io. Vabbè, io mi suicido poi di continuo. Vabbè. Ecco, vediamo se si può fare qua la cosa. Ecco. Poi per il pareggio ve lo dico sempre nel prossimo, nella prossima, nel prossimo video. In questo video mi sa che ho detto tutto. Sì, proprio perché. Allora, vediamo un attimo. Seguiamo a questo. Allora, poi l'ultima cosa di questa lobby è che ad esempio alla fine prendiamo, qui si suicidano 5 miliardi di volte. Alla fine della lobby, cioè quando lui vuole uscire, l'host, lui esce dalla partita. Qui mi sa che non si può far vedere. A che punto è? 2.23. Ad esempio, guardate, a 2.23 lui esce dalla partita. Guardate, non gioca più, esce dalla partita. E fa migrazione dell'host. E dopo che fa la migrazione dell'host, uno di noi dovrebbe diventare host. Cioè, ad esempio, io. Oh, che cazzo. Io, ad esempio, dovrei diventare host. Per poi uscire dalla partita e prestigiare. Non so se mi capite. Però dopo che esce quello che ha l'hack, che ha la lobby, scusate. Dovrei essere io host per
per poi uscire io e perciò fare un'altra migrazione e così prestigiare e poi quittare, perché altrimenti ricordo che se rimanete gli ultimi nella lobby dopo siete pochissimi. Alcune volte, quando siete pochi, vi termina la partita da solo e non potete prestigiare, ritornate a livello di prima. E parecchie volte avete anche i soldi in negativo. Perciò, ragazzi, in questa parte, questa seconda parte è finita. Adesso facciamo la terza, in cui spiegheremo circa gli ultimi passi di questa lobby. E allora, ragazzi, grazie per aver visto questo video, iscrivetevi ed al prossimo. Salve!